Si è appena concluso all'Aurum l'Economy Summit abruzzese, una sorta di stati generali dell'economia regionale con una serie di interventi prestigiosi anche in questa seconda giornata, le conclusioni del Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, che ha appunto promosso questo evento. Noi abbiamo in collegamento proprio dall'Aurum, mentre si smantellano le scenografie dell'evento, la nostra Marina Moretti, che appunto è all'esterno del Palazzo Liberty Pescarese. Allora, Marina, che ci dici? Buongiorno Carmine, sì, è stata una mattinata di lavori intensi qui all'Aurum di Pescara per questo evento che è stato chiamato gli Stati Generali dell'Economia e che, vi dico subito, nelle intenzioni del Presidente Marsilio, anche in virtù di come è andata, insomma, si ripeterà. È stata una domanda che ho rivolto fuori dal microfono al Presidente, ha detto sì, sicuramente ripeteremo questa esperienza perché è stato un momento di confronto importante ad altri livelli con insomma, il mondo economico e imprenditoriale sia abruzzese ma anche italiano. Vi dico anche che fra poco ascoltiamo proprio le conclusioni, anzi il saluto finale del Presidente Marsilio, al quale ho rivolto una domanda e ho fatto un po', insomma, un riepilogo generale di quanto fatto ma anche di ciò che c'è ancora da fare. In particolare questa mattina si è parlato delle ZES, tra l'altro era presente anche il commissario straordinario per le ZES per l'Abruzzo, Miccio, che ascolteremo nello speciale di questa sera delle 20.05, che vi ricordo, è uno speciale in cui ascolteremo anche la voce del presidente di Confindustria Chieti Pescara, Stefano Pagliuca, anche lui sollecitato sulla questione ZES, perché è quella che poi si porta dietro una serie di cose, perché porta a parlare delle connessioni, delle infrastrutture, ma anche della concorrenza di alcune nazioni, di alcuni paesi come la Polonia. C'è un caso Polonia, se ne è parlato anche oggi, e bisogna diventare attrattivi e quindi impedire alle imprese di trasmigrare verso, appunto, paesi che, dove non solo il costo della manodopera è più basso, quello è il problema centrale, ma dove si cominciano a come dire, affiancare anche delle opportunità, dei risparmi in termini di fiscalità che magari da noi possono essere ancora imitati in maniera efficace. Carmine, se non hai domande potremmo agevolare l'intervista al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Ok, procediamo allora, sentiamo Marsilio. Okay, procediamo allora. Presidente, si è parlato di tanti argomenti, ma mi sembra che oggi sia stato centrale quello della ZES, sia per la presenza del commissario, ma perché poi un po' tutto è collegato, anche le infrastrutture, i sistemi di trasporto, una necessità di connessione a tutto campo. In che modo l'Abruzzo sarà in grado ancora di costruire qualcosa di più attorno alla ZES? Realizzando quelle opere che per troppo tempo o non sono state volute o non sono state pensate o non sono state finanziate. Noi abbiamo in questi 2 anni e mezzo di lavoro messo in fila alcune situazioni, alcuni progetti, abbiamo fatto sedere intorno a un tavolo tutti gli attori protagonisti, ad esempio per il potenziamento, la velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara, e oggi c'è un progetto condiviso con i primi finanziamenti già previsti nel PNRR, un commissario di governo nominato per la realizzazione del progetto. Se il governo continuerà insieme ad RFI a sostenerlo e a finanziarlo, entro il 2030 quest'opera sarà integralmente completata e permetterà di arrivare da Roma a Pescara in meno di 2 ore, da Avezzano a Roma in meno di 50 minuti, da Sulmona a Pescara in 40-45 minuti e con treni che partono ogni mezz'ora. Diciamo, realtà radicalmente diversa da quella attuale, che vede quasi 3 ore e mezza per arrivare da Roma a Pescara e frequenze molto basse sulle nostre linee. Così per i porti abbiamo reperito i primi finanziamenti, il 30 ottobre il commissario Pettorino ha il dovere di presentare i progetti per il porto di Ortona, nell'autunno apriranno i cantieri del porto di Pescara, per il quale abbiamo intanto reperito i finanziamenti per fare poi i successivi lotti, quindi completeremo tutto il piano regolatore portuale di Pescara, tutto il progetto complessivo. Lo stesso avverrà ad Ortona e anche a Vasto, dove i primi 12 milioni li abbiamo stanziati per ampliare la banchina, rendere possibile l'approdo del treno, e proprio grazie a questa iniziativa abbiamo messo seduti proprio 2 giorni fa
RFI con il porto e con la regione e insieme al comune, condividendo finalmente il progetto per far arrivare il treno sul porto. Lì c'era una situazione molto complessa, discussione infinita se passare in galleria o no. Abbiamo risolto anche questo tema progettuale e quindi finalmente Rete Ferroviaria può completare la progettazione. Entro la fine dell'anno io credo che la progettazione sarà completa e pronti ad andare in gara per realizzare questo. Quindi non stiamo parlando solo di così progetti visionari o idee progettuali, stiamo parlando di cose concrete che si possono fare e che si faranno. Ci sono già almeno 2 miliardi per la messa in sicurezza sismica, più un altro stanziato sul fondo complementare del PNRR per ammodernare tutta l'autostrada A24-A25. Per l'autostrada adriatica è la prima volta che Autostrade per l'Italia, di fronte anche al Ministero e con il consenso del Ministero, presenta bozze progettuali per fare la terza corsia lungo la costa adriatica. Questo significa, e a breve attendiamo la parola conclusiva e definitiva della Commissione europea sulla richiesta che il Ministero ha presentato su richiesta dell'Abruzzo di inserimento dell'Abruzzo all'interno dei corridoi europei della mobilità da cui siamo stati sempre esclusi. Ecco Marina, abbiamo ascoltato un intervento che ha fatto un po' il punto sullo stato dell'arte per le infrastrutture, le grandi partite di collegamento per l'Abruzzo. Prima di salutarci, un accenno anche a quello che è stato un intervento virtuale, in qualche modo quello del ministro Giorgetti, sì, che comunque non è intervenuto fisicamente alla convention, ma è stato comunque presente. No, infatti non è potuto intervenire, era annunciato un collegamento, un videocollegamento in diretta con Giorgetti, ma non è potuto intervenire per un impegno istituzionale, dunque ha mandato un videomessaggio in cui naturalmente in cui porgeva i saluti alla città e al simposio in generale e poi ha sottolineato anche lui l'importanza dei temi di cui abbiamo parlato e di cui in realtà si è parlato poi tutta la mattinata, a partire naturalmente dalle risorse che arriveranno del PNRR, come dovranno essere utilizzate, come dovranno essere spese, come dovranno essere colte come occasione assolutamente d'oro da non lasciarsi sfuggire e soprattutto da non utilizzare male. Anche Giorgetti ha fatto cenno ad un'altra opportunità che è appunto quella delle ZES e poi insomma il suo intervento è stato piuttosto sintetico perché appunto preso da altri impegni istituzionali. Bene, bene, grazie Marina, vi rimando dunque allo speciale di questa sera alle ore 20:05, grazie e buon lavoro.